Una bombola del gas arrugginita gettata per terra, fogli di asfalto e materiale di risulta di colore grigio molto simile alle lastre di Eternit con cui negli anni Ottanta si realizzavano canne fumarie, serbatoi e tettoie. A fare ipotizzare che questi pezzi di lastre potrebbero essere di Eternit c'è lo sfilacciamento laterale di alcune fibre. Il tutto si trova all'ingresso della piscina comunale di Ischia e alle spalle dell'istituto scolastico che ospita la scuola media Giovanni Scotti. In un luogo, quindi, quotidianamente frequentato da tantissimi giovani. Occorre provvedere immediatamente a rimuovere il tutto quanto prima. Gli amministratori comunali e i dirigenti di Ischia Ambiente sono invitati ad intervenire celermente.